ci permette di superare il ravanasco, che è la cosa più dura, una delle cose più dure, perché grazie a quello si è appunto si innanzitutto comincia, okay. Secondo si arriva fino lì, si supera poi, e il secondo lotto sarà quello che ci consentirà di arrivare sino a superare l'area camper, okay. Anche lì c'è un piccolo torrentino che dovrà essere superato con un ponticello. Il terzo lotto sarà quello più facile, quello che seguirà l'argine, okay. Che è già tracciato. Poi il più difficile in assoluto sarà quello di passaggio dalla casa del tendaggio dopo Gianduia, perché lì bisognerà mettere delle putrelle, delle rotaie dentro la roccia e proprio passare, perché non c'è altro sistema per poterlo fare, se no sarebbe comunque allagato. E poi ci sarà il quinto lotto, anche quello credo abbastanza semplice, perché andrà a seguire delle strade bianche già esistenti. Okay. Con quello si faranno i circa 2,5 km. Fino sotto la torre di Visone. Ecco, no, fino al confine con il comune di Visone. Voluto dal primo momento, simbolicamente, perché ha delle remore di sovrintendenza, eccetera, quindi lo soltanto. Allora, qua mi dice 10 settembre 1847, nell'inaugurazione della fondazione del ponte sul Bormida presso le Terme di Acqua, dono del ministro delle Finanze, Thaon di Revel, Conte Ottavio. Adesso con la stessa cazzuola simbolicamente mettiamo la prima pietra di qua. Potrebbero poi, una volta che saranno a Visone, andare avanti a Visone Rivalta, passare il Bormida, essere poi a Rivalta, Castelnuovo, Sezzadio, praticamente Alessandria. Saranno circa 100 km, quindi credo che oggi abbia fatto realmente, sinceramente, il suo dovere. Dopo appunto esattamente 160 anni, lo saranno ad ottobre, dopo 160 anni la cazzuola di Carlo Alberto 1847-2017 è stata appunto usata per un fine nobile, che è quello del prolungamento della pista ciclabile.